Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Juve-Cagliari che sta giocando in questo momento qua. Commentiamo insieme Juve-Cagliari dopo l'intro del mio canale. A dopo ragazzi. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Juve-Cagliari, partita che sta giocando ancora in questo momento qua. Volevo chiedere scusa che è il video che sto facendo in camera da letto, ma purtroppo ho la TV in camera da letto e quindi devo commentare qua la partita, così vedo anche la fine della partita. Una Juve che nel primo tempo, nei primi 20 minuti, ha giocato con ritmi un po' lenti sia da parte della Juve sia da parte del Cagliari. Poi già dal ventesimo del secondo primo tempo Juve ha cominciato ad alzare i ritmi, veramente ha alzato veramente i ritmi, che Juve stava giocando veramente bene. E già con Kulusevski stava andando in vantaggio con un tiro di sinistro che è passato veramente di poco la parte destra del portiere, quindi è Juve veramente aggressiva. Tra l'altro una Juve che questa sera ha giocato con un modulo che a me mi è piaciuto tanto, che sperai che anche l'Inter giocasse questo modulo qua, 4-4-2, veramente un bel modulo. Pirlo ha deciso di cambiare anche per il fatto dell'assenza di tanti giocatori, ha giocato con Bonucci, scusate, ha giocato con De Ligt e Di Maria in mezzo come centrali, a destra ha giocato con Cuadrado che ha fatto un partitone ragazzi. Cuadrado, ogni ruolo dove la metti gioca bene, niente da dire per Cuadrado. Poi ha giocato anche l'altra sezione di Juve che mi viene più in mente, che ha fatto il centrale Danilo, ha giocato a tiro sinistro con un centrocampo, sta facendo gol il Cagliari, no, con Danilo che ha giocato a fine sinistro, centrocampo con Arthur e Rabiot, con esterni, come dico, esterni Cuadrado e Bernardeschi. In attacco ha giocato Naldo e Morata. Una Juve che, come dicevo, che ha giocato veramente bene nel primo tempo, ha finalmente sbloccato un risultato grazie a un gran assist Ronaldo, che vicino all'area di rigore si è centrato per tirare con il destro, ha fatto un grandissimo gol. Secondo me è ancora più bello il secondo gol che ha fatto Ronaldo ragazzi, calcio d'angolo, Ronaldo si trova vicino al pallone con veramente esterno del piede destro, è riuscito a fare il 2-0. Secondo tempo la Juve che ha cercato tante volte di fare il 3-0 con il contropiedi, non ci sta riuscendo perché comunque la partita quasi è finita, con un Cagliari che ha cominciato, comunque ha preso un po' di coraggio per cercare di fare qualcosa, ma ha sempre fatto un po' su palla, come si dice, cioè, Stegli è riuscito ad arrivare nell'area di rigore della Juve, ma niente di che, non è riuscito a fare, come si dice, non è riuscito a essere pericoloso, perché comunque il Cagliari questa possibilità, mi dispiace per quelli che tifano il Cagliari, ma una partita che secondo me Juve sta meritato. Io speravo che comunque Juve, come si dice, perdesse per perdere i punti, per vincere così Inter vincesse il campionato, ma niente da fare. Con questa vittoria qua la Juve si porta veramente al secondo posto, mi sembra, a 16 punti, quindi guai a dire che Juve è morta ragazzi, perché Juve è più viva che mai, quindi noi tutti dicono Juve quest'anno non ce la fa. Io ho sempre detto che Juve quest'anno è la squadra sempre da battere. Secondo me la più favorita, il numero uno, è il Napoli, ma dopo c'è la Juve. 4 minuti di recupero in questo secondo tempo ragazzi, vediamo un po' insieme cosa succede. Adesso il pallone ce l'ha il Verona, Juve comunque cerca di tenere il risultato. Comunque mancano 4 minuti di recupero, cosa ormai Cagliari non c'è più speranze. Ecco che Cagliari adesso fa 2-2, no dai scherzo. Mi è impressionato molto Arthur ragazzi, un giocatore che non ha giocato tanto nella Juve quest'anno, che però ha fatto ogni pallone che ha toccato stasera, veramente non ha sbagliato un passaggio, tutti i passaggi giusti, precisi. Nel secondo tempo è entrato anche Dybala, ma secondo me non è tanto in forma ancora Dybala, perché vedo che sbaglia tanti di quei passaggi. Sulla pressione di Alessandro, altro appoggio sul Rob. Vediamo un po' il Cagliari che
sta cercando di fare il suo, ma il Cagliari praticamente tutto il partito così è stato del Cagliari. Ah, comunque ragazzi, volevo dire una cosa, ma DAZN stasera quanto ha fatto schifo, cioè io non sono neanche riuscito a vedere la partita in pace, perché ogni 2-3 minuti mi sbloccava, per quello che non riesco neanche a fare un'analisi giusta di questa partita qua, perché DAZN ha veramente rotto il cazzo, va bene? Dal secondo tempo mi sono bloccato 3.000 volte, non so voi come avete visto la partita, a me mi sono bloccato sempre. Mamma mia ragazzi, un schifo assoluto da Zona stasera. Adesso sono preoccupato che se sono te a prendere l'Inter su da Zona, io devo vedere l'Inter su da Zona così, roba vergognosa. Lasciate un like ragazzi se il video vi è piaciuto, una buona Juve veramente, niente da dire, complimenti alla Juve, ci vediamo alla prossima partita domani alle 13, no alle 15, c'è Inter Torino, probabilmente farò una live per commentare insieme Inter Torino. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti, forza Inter, viva sempre il calcio sportivo.